Benvenuti al punto siamo pronti per approfondire altri temi politici e amministrativi dell'assemblea legislativa dell'Umbria andiamo a conoscere gli ospiti di questa puntata sono Attilio Solinas, presidente della terza commissione gruppo misto Movimento democratico progressista. E poi Maria Grazia Carbonari del Movimento 5 Stelle che è vicepresidente della prima commissione. Buongiorno. Allora stiamo registrando questa trasmissione. Oggi è lunedì 1 ottobre. Tra 48 ore andrà in aula la legge sulla ricostruzione, almeno stando all'ordine del giorno a quello che, che dovrebbe essere. Legge ricostru sulla ricostruzione del SISMA 2016, licenziata dalla commissione in settimana, quindi eh, diciamo una normativa per. Cominciare questa importante opera di ricostruzione di un'area che è molto importante per lo sviluppo dell'Umbria intera. Partiamo da Attilio Solinas eh, su questo atto, Presidente. Sì, eh, è una legge attesa, sicuramente è una legge che gli operatori, i cittadini eh, colpiti dal terremoto aspettavano da tempo. Direi posso fare un commento di, dicendo che. È il ritardo effettivamente un certo ritardo c'è stato nell'elaborazione e nella eh, discussione di questa legge. Che però finalmente arriva è una legge che contiene delle misure che tendono a snellire le, le procedure, ad accelerare le procedure per la ricostruzione. E, e eh, ovviamente tiene conto anche delle questioni non solo della, della ricostruzione fine a se stessa ma anche della salvaguardia ambientale, della, dello sviluppo economico del territorio che è fondamentale perché lì c'è un effettivo rischio di spopolamento perché eh, ovviamente se non, si ri, se non si riparte con le attività commerciali, con i servizi, con l'ospedale, con i assist servizi assistenziali della ASL a pieno regime e, tu, e non viene tutto ripristinato si rischia un, una, una, appunto uno spopolamento, una, una, un allontanamento della, della cittadinanza eh, eh, per cui bisogna fare le cose per bene. E io credo che ci siano stati fatti degli errori a livello ehm, governativo, nel senso che è stato un errore avere un commissario unico, nel terremoto del 1997 c'era ogni presidente di regione colpita dal sisma, era un commissario, ha funzionato bene, è un paradigma che viene tenuto in grande considerazione il sisma del 1997 per la ricostruzione. La centrale, le centrali di committenza degli appalti devono essere multiple, una centrale unica rallenta, ovviamente anche qui se ne terrà conto di questo fatto. La legge, io l'ho letta, è fatta bene, appunto ci sono delle questioni che tendono ad essere risolte da questa nuova normativa. Eh, è un piccolo omnibus perché c'è stata messa dentro anche la questione dell'Umbria Digitale e Umbria Sanità lì c'era la necessità di una centrale unica di, per gli appalti di committenza quindi è stato assegnato il ruolo a Umbria Salute di questa centrale unica ok però lì si è creata una situazione di eh, dubbio, di incertezza da parte di tanti operatori che lavorano in queste due entità Umbria Salute e Umbria Digitale quindi si chiedono quale sarà il futuro eh, eh, quale sarà il loro destino al punto professionale e operativo e ovviamente sono state date delle garanzie. Io spero che vada, si vada. è una cosa molto utile molto, che serve alla regione in generale. Eh, per chiudere il discorso, io penso che bisogna muoversi. Ieri sono stato a Norcia, anche ieri ho parlato con alcuni operatori e sono tutti in attesa di questa legge di, di accelerare la ricostruzione. Allora andiamo da Maria Grazia Carbonari: il Movimento 5 Stelle in commissione si è stenuto, però il suo capogruppo Andrea Liberati ha annunciato eh, variazioni, e emendamenti insomma, in aula nella discussione del testo. Lei che ne pensa? Allora, innanzitutto sono passati due anni circa e quindi arriviamo con tantissimo ritardo, e le evidenze di questo ritardo sono sotto gli occhi di tutti, eh, da poco è uscito anche un articolo sul Fatto Quotidiano eh, che denuncia il fatto che solamente il 7% della ricostruzione è stata avviata. Perché questo? Chiaramente non, diciamo, la responsabilità non la possiamo eh, addossare agli operatori né ai professionisti né a, a tutte le persone che ruotano intorno al mondo della ricostruzione, ma al fatto che probabilmente dal punto di vista normativo non c'è chiarezza. Allora quando non c'è chiarezza, come in qualsiasi altro settore, le cose si bloccano. E allora anche in questa delibera di giunta del 9 luglio 2018, quindi che arriva quasi dopo due anni, e che arriverà appunto il 3 in assemblea legislativa, passata per la commissione. Beh, ecco, noi riteniamo che non siano state tenute in dovuto conto tutte le gli emendamenti e le osservazioni che sono state sollevate dagli ordini professionali. Da, da tutti gli operatori coinvolti, dalle imprese costruttrici, eh, poiché appunto c'è una, una cozzaglia di normative che parte dal livello nazionale, livello regionale, regolamenti, eh, protezione civile, eh, la, la, la sorintendenza. Quindi, diciamo, se non si costruisce un quadro unico e una chiarezza di intenti normativi, è chiaro che diventa abbastanza problematico e in effetti dopo due anni il 7% sono state avviate le ricostruzioni. Quindi credo che sia veramente eh, opportuno innanzitutto quando si costruisce una legge, ritengo, ascoltare gli operatori, ma ascoltarli non per farli venire a un tavolo e poi eh, dopo che se ne sono andati lavarsene le mani perché si è fatto quello che si doveva fare, ascoltarli perché sono portatori di interessi e di difficoltà che quindi espongono e che dovrebbero essere recepiti. Ecco. Diceva Solinas Carbonari eh, rispetto alla legge 97, del no, terremoto del 97, dove erano le regioni, il Presidente della Regione, il Commissario per la ricostruzione. Probabilmente anche questo, questo cambiamento rispetto allora ha portato a un allungamento dei termini. Lei cosa ne pensa? Non credo che sia questo. Penso che sia stato siano state sbagliate tutta una serie di diciamo proprio di normative messe in piedi. Perché anche il discorso, per esempio, delle banche no? che è stata affidata alla, alla, alle banche eh, l'onere il punto di, eh, di erogare i contributi. Beh, la banca è un soggetto che eh, sappiamo benissimo oggi per prendere diciamo fare un'operazione in banca, anche prendere un fido da no? 10.000 euro ci vogliono mesi e allora. Già dal punto di vista uh, della, diciamo, della normativa non c'è chiarezza, non c'è chiarezza e sicuramente ci, sono, ci saranno problemi dal punto di vista dell'erogazione dei contributi, no, io no, non sono affatto convinta, forse Presidente delle regioni, ma comunque anche eh, presidenti che se non è presidente della regione, ma comunque degli organismi divisi per regione, potrebbe andare bene, però ci vuole innanzitutto una chiarezza normativa. E il mio collega probabilmente proporrà anche in aula. Eh, noi auspichiamo un testo unico sull'emergenza, sulle, eh, sui disastri. Perché se ci fosse un testo unico, allora in quel modo ci sarebbe un unico canale e quindi le informazioni non sarebbero contrastanti. Ecco, L'importanza della Valnerina. Entriamo in un discorso solinas che, che esula un attimo da quella che è la ricostruzione. No? Eh, nel 97 si fermò a Sisi, perché era diciamo. Il fulcro del, del sisma e si fermò il turismo, chiaramente, perché poi ruotava tutto intorno lì. Eh, adesso la Valnerina, che è un altro come dire, motore importantissimo, un volano importantissimo per l'economia eh, umbra, eh, diceva il sindaco di Norcia: le presenze non mancano, mancano chiaramente i pernottamenti perché non ci sono le strutture ricettive rispetto ad allora. Quanti anni ci vorranno? Secondo me la domanda è questa: quanti anni ci vorranno per far ripartire un territorio come questo? Ma non è questione di solo di anni, è questione anche di efficacia degli interventi. Ovviamente, bisogna ragionare. Eh, e penso che co anche con la legge si riuscirà a fare qualcosa di più, ragionare su come far ripartire il territorio dal punto di vista dell'attrattività cioè, turistica. Scusa, il master plan è certo. uno strumento previsto certo. per la Valnerina dove è compreso anche il territorio spoletino tra l'altro. Certo, certo. Questo esce dalla Commissione con questa... Aggiunta. Cioè, cioè, lì si, si tratta di aree interne dove c'è una ricchezza paesaggistica bellissima, fantastica che storicamente ha attratto persone. Io ieri a Norcia ho visto tanti turisti da Roma, da... Però capito, bisogna strutturare anche eh, l'intervento legislativo per far sì che rimanga la popolazione fissa lì, che ci, ci siano delle, delle realtà commerciali che si mantengano lì, vengano ricostruite rapidamente tutto quello che è anche l'indotto, tutto quello che è anche l'attività commerciali specifiche del territorio. No? Penso alle norcinerie, penso a, a tutta la questione dei latticini, eccetera, eccetera. Lì va potenziato questo, questo discorso economico, commerciale, imprenditoriale, sostenuto, e vanno date nuove sedi adeguate, no? facilitare anche eh, gli allevamenti senza però andare ad intaccare su, su, sull'ambiente, sì, altrimenti siamo, siamo veramente... Sì, chiudiamo questo argomento con Maria Grazia Carbonari, poi cambiamo... Allora, la domanda era specifica, eh, i turisti, premesso che c'è ancora la strada che non funziona verso l'Adriatico, che non funziona in modo continuativo, no? Sì. E questo è un problema, perché uno, non ci sono, le strutture sono state appunto, eh, sono fuori uso dal punto di vista dei pernottamenti e quindi non possono pernottare. In più abbiamo un problema della strada che non è aperta, non è aperta continuativamente, quindi ritengo che eh, la, soluzione, la soluzione parte innanzitutto, sono passati due anni, innanzitutto da ricreare, ri ristrutturare e far ripartire le strutture ricettive con estrema velocità, perché quel territorio vive moltissimo sul turismo, e questa è la prima, ma soprattutto fateci capire perché questa strada è aperta solo quattro ore al giorno, dopo due anni, quattro ore al giorno, quello è un territorio che lavora moltissimo con le marche, forse più che con l'Umbria proprio, eh. quindi, cioè ancora che, ci, che, ci che sono anche, eh, Sì, sembra. ho capito è un'altra struttura è un'altra mega uh, azienda che ha i suoi tempi ma voglio dire che lì c'è un territorio che soffre eh, quindi assolutamente da muoverti. ricostruire le chiese no, le attrattività storiche cioè sì, le chiese allora, che sono state distrutte no, a partire da quella di San Benedetto, di San Benedetto. Eh, cambiamo argomento eh, eh, cioè, non cambiamo non momento, posso rimaniamo posso però sempre in un argomento che riguarda l'ambiente caro un po' tutte e due perché eh, lei ce l'ha, insomma, in terza commissione ambiente uguale salute, no, eccetera. Insomma, lei Carbonari interviene spesso anche in questo ambito. Parto proprio da lei. Una delle ricchezze dell'Umbria è l'ambiente, abbiamo eh. detto. Allora, c'è qualcosa che, che non funziona, secondo lei, su cui bisogna mettere le mani subito a livello ambientale? Allora, per il momento mi viene in mente il piano di tutela delle acque. Allora, l'Umbria è considerata regione verde, il cuore verde d'Italia. Se voi vi fate, leggete il piano di tutela delle acque che è arrivato dopo mesi, mesi, no? e, e leggete qual è lo stato ecologico, chimico dei, nord, dei nostri corsi d'acqua in superficie sotterranei, veramente rimanete eh, impressionati. Io sono andata anche a vederne qualcuno e mi sembrano delle fogne a cielo aperto. Allora, qui il problema è duplice, no? Da, perché poi ho cercato di approfondire questa materia, non è, io non ho una formazione di carattere ambientalista, quindi per poter dare dei giudizi bisogna anche conoscere eh, un po' tutte quelle che sono le normative e le cause che determinano questa situazione. Da una parte c'è una situazione meteorologica che è quella, negli anni eh, noi abbiamo meno, oh, meno precipitazioni rispetto agli anni precedenti, quindi meno acqua. Dall'altra però, all'interno oh, all oh, del PSR, quello oh, vecchio 2007-2013, eh, c'era scritto appunto oh, che è stato mandato all'Unione Europea, eh, ci è tornato indietro con circa 800 rilievi e 500 osservazioni. Perché? Perché non si dava attenta tutela all'ambiente e quindi alla, eh, diciamo alla mh, depurazione delle acque. Allora, è, è tornato indietro in questo modo. Che cosa abbiamo fatto noi come Regione? Il Comitato di Sorveglianza, che cosa ha fatto per valutare i prelevamenti? Se, sono, se i prelevamenti corrispondono a quelli autorizzati? Se ci sono prelevamenti di acqua illegittimi? Eh, come, è come sono le reti? Eh, se sono stati messi dei contatori? Quindi non si ha nessuna certezza dal punto di vista degli attingimenti, diciamo così. Dall'altra parte invece, quindi meno acqua nei torrenti, dall'altra parte invece ci sono sversamenti. Questi sversamenti, quando noi vediamo che ci sono nitrati, trielina, si può capire bene da che cosa provengono: dall'agricoltura e dall'industria. Gli sversamenti, e quindi, diciamo, gli sversamenti nei, nei torrenti, chi li monitora? Chi va a verificare? Ha più, no. più controllo, perché prima c'era mm. la provincia e quindi doveva fare le loro verifiche. E quindi la polizia provinciale, oggi chi li fa questi controlli? Dovrebbero fare i, i comuni. E i comuni li fanno con le loro forze dell'ordine. Ecco, quindi. Eh, ci dobbiamo mettere in testa che l'ambiente è una cosa importantissima per la salute dei cittadini perché con quelle acque che sono delle fogne a cielo aperto ci irrigano i pomodori, le insalate che mangiamo noi. Allora, qui bisogna veramente. Mano sulla coscienza, Attilio. Eh... Dottor Solina, se la chiamo così adesso perché lei è un medico, quindi la, questo legame tra ambiente e salute, come sottolineava poco fa Maria Grazia Carbonari, va monitorato attentamente, costantemente. No? Lei vede problemi, vede situazioni di pericolo in questa regione? Pericolo, pericolo può sussistere nell'ambito nella, nell ternano, dove c'è un incremento delle malattie polmonari per questioni probabilmente legate all'inquinamento, ci può essere anche qualcosa da sottolineare nell'ambito dell'Alto Tevere dove sappiamo che c'è un'incidenza del tumore allo stomaco più alta, lì bisogna andare a indagare, lì lo stiamo facendo già, ci stiamo ragionando, c'è anche previsto nel piano sanitario un intervento importante per la prevenzione e la diagnosi precoce. Ma a prescindere da questo, il tema toccato da Maria Grazia è sicuramente condivisibile, ma è uno degli aspetti dell'ambiente in generale. L'Umbria è un gioiello dal punto di vista ambientale e quindi una politica... Eh, che va fatta assolutamente quella di tutela ambientale nel suo complesso, quindi tutela delle acque: tutela del... noi abbiamo dei corsi d'acqua, abbiamo un lago bellissimo che attira, ho visto tantissimi stranieri quest'anno, anche quest'anno come molti anni. Quindi dobbiamo ragionare in maniera approfondita, fare una... proprio orientare la politica con un progetto per le acque, per i fiumi che attirano. Attirano i pescatori da tutta Italia, i controlli vanno ripristinati perché la provincia non c'è più di fatto, quindi bisogna potenziare i controlli che sono fondamentali. Ma tutto il contesto ambientale va, cioè, va tutelato in Umbria. Tutto il contesto, anche penso anche alla questione. Delle, delle, delle edificazioni selvagge, no? dell'incremento della. Cioè che non ha più senso no? perché ci sono tantissimi immobili non venduti o sfitti, quindi si continua purtroppo a costruire invece di ristrutturare. È tutto un discorso che va fatto perché va orientata la politica, determinate politiche, su questo discorso della tutela ambientale, perché è una un fonte di attrattività turistica, fonte di sicurezza per i cittadini, ovviamente dal punto di vista della salute, quindi contrastare le emissioni. Nocive in generale. Poi c'è anche la questione dei rifiuti, che anche quella fa parte dell'ambiente, ovviamente, quindi non la sottovalutiamo. Se continuiamo a riempire le discariche e non si, si pressa, non si fa pressione sulla differenziata, non si ragiona su un ciclo reale efficace dei rifiuti, un riciclo efficace dei rifiuti, non si va da nessuna parte. Noi siamo piccoli, è una regione piccola questo si presta a facilitare gli interventi no, dal punto di vista amministrativo, perché è un, un laboratorio contenuto dal punto di vista di massa critica, per cui possiamo ottenere degli ottimi risultati faticando molto meno rispetto a, re, a regioni mastodontiche come quelle altre. Aveva sì, aveva, ho visto che lei aveva un grafico, non wow. so se Vincenzo può andare in eh, primo piano, magari se ci riusciamo con l'altra telecamera, non so. Eh, sì. piano di tutela delle acque questa è una tabella che mostra lo stato di alcuni torrenti ecco, vediamo se facciamo un primo piano eccolo qua ed sì. è una situazione addirittura se non erro aggiornata al 2015 okay. questi giorni l'ARPA sta pubblicando gli aggiornamenti al 2017 vedremo però mi domando anche un'altra cosa no? mi scusi ma i vertici di ARPA allora un ente di controllo e questo secondo me è la prima proprio un ente di controllo deve essere un ente autonomo. Chi nomina i vertici di ARPA? Ecco, allora io personalmente devo dire che proporrò al ministro Costa di intervenire su questo, che i vertici di ARPA in genere non possono essere scelti dalla politica, devono essere scelti all'interno di una rosa di soggetti competenti ma autonomi, ma estratti a sorte, perché se non spezziamo questo legame tra chi fa e tra chi controlla, non arriveremo mai da nessuna parte, non solo qui, in tutte le situazioni. Eh, Solinas, eh, chiudiamo parlando di sanità. Eh, lei, diciamo, il monitoraggio sulla sanità lo fa giornalmente, no? essendo un operatore di primissimo livello a livello sanitario. La domanda che ogni volta che viene qui le faccio sempre: qual è lo stato di salute della nostra sanità? Poi sentiamo anche chiaramente il pensiero di Carbonari. Sì, noi abbiamo una sanità pubblica in Umbria che funziona in generale, mediamente funziona bene. I servizi sono eh, efficaci, eh, non sono omogeneamente distribuiti e forse l'efficacia non è eh, omogenea in tutto il territorio. Abbiamo sentito delle lamentele in determinati ambiti umbri, territoriali umbri, dove c'è carenza soprattutto per i servizi territoriali. Gli ospedali, possiamo dire che vanno anche se c'è bisogno di più qualificazione, sento che molti cittadini si vanno a curare fuori, ancora la, la forbice fra mobilità attiva e quella passiva è a vantaggio di quella attiva, però io penso che se noi non qualifichiamo e, questo, e su questo Posso gioca... Ma secondo sì. lei il problema è dei servizi oppure diciamo, delle figure? La sanità la fanno gli operatori, la fanno i professionisti. Dico, Uno può costruire ospe un ospedale d'oro, ma se non ci metti dentro professionisti bravi, la gente va a curarsi dove sa che c'è una risposta. Quindi, secondo efficace. lei non ci sono professionisti? Sì, no, no non è che non ci sono, ci sono, ma, eh, ci sono, ma ci sono delle realtà dove si può fare di più, si okay, può qualificare di più. L'università deve giocare un ruolo, perché l'università ha una qualità intrinseca importante, ma anche le scelte delle apicalità ospedaliere devono essere. Eh, migliorate, potenziate, cioè ripeto i servizi di base vanno, cioè non è che c'è una sofferenza assolutamente, però si percepisce che alcune cose eh, possono essere migliorate, soprattutto e chiudo la questione delle malattie croniche, gli anziani, le disabilità, lì c'è grande sofferenza, eh, problematica dalle, perché, dalle se pensiamo audizioni. che a Perugia, a Perugia ci sono più di 120 anziani in lista d'attesa per essere sistemati in case di accoglienza in residenze protette, questa è la realtà più problematica attualmente: la malattia cronica, persona anziana, la gestione che spesso a domicilio è difficile, non si può fare, eh, per cui eh, c'è richiesta di, da parte delle famiglie di avere delle strutture. Poi alcune famiglie scelgono di gestire a casa le situazioni, ma però bisogna pensare anche che non è facile. Carbonari. Sulla sanità. Allora noi diciamo, abbiamo depositato un po' di tempo fa uh, delle proposte, una mozione per cercare di discutere all'interno della commissione il problema delle liste d'attesa, anche perché ogni, a ognuno di noi ha un parente, un amico che gli racconta che cosa succede quando si va a prenotare un esame al CUP che magari lo danno dopo sei mesi o un anno, che però eh, se si passa per intramenia, dopo due giorni è disponibile. E io sinceramente voglio avviare un'attività di verifica attenta dell'organizzazione e del funzionamento dell'intramenia, perché questa questione mi risulta difficile comprensione. E vorrei capire, in generale, dovrebbero esserci dei limiti no, sul funzionamento dell'intramenia. Che capire, ma quei medici che fanno intramenia, ma, perché dovrebbero avere un tempo, no? ma quant'è il fatturato effettivamente che questi producono? Perché dal fatturato, io che diciamo mi piace fare i conti, dal fatturato capisco quante ore capisco quanto tempo dedicano all'attività di intramenia rispetto magari a quella, a quella pubblica. Certo. E un'altra cosa che vorrei dire Uh, io questi giorni sto facendo dei giri presso tutte le strutture ospedaliere, alcune dal punto di vista strutturale sono veramente, diciamo, non, neanche... Uh, Mi vergognerei veramente di andare in giro uh, a, a pubblicizzare alcune strutture come quelle soprattutto dell'Umbria del Sud, altre sono nuovissime, bellissime, strutturate, però come diceva forse il collega... Poco frequentate, forse perché mancano appunto delle figure che attirano in qualche modo l'utenza? Ecco, quindi sicuramente va fatta un'attenta analisi. Ma io partirei dal, da un elemento fondamentale: fuori la politica dalla sanità, fuori la politica dalla sanità perché non se ne può più. Recentemente, peraltro, abbiamo assistito a una cosa gravissima, gravissima, scusi, gravissima. Abbiamo visto tutti articoli giornali per la sanità, per l'azienda ospedaliera ternana, per quella perugina. Eh, criticità ce ne sono. Allora eh, va rivisto il sistema sicuramente. Se la politica si deve occupare della sanità, ma non in questo modo. Allora Sonina, se chiudiamo questo argomento sulla sanità <coughs> e poi arriviamo alla domanda finale perché abbiamo finito il tempo. Eh, se vuole replicare a Maria Grazia Carbonari. Sì. Eh, la questione di lista d'attesa è una questione complessa. Eh, ovviamente eh, c'è anche una domanda inappropriata che dobbiamo sempre tenere in considerazione. Ci sono delle prescrizioni a volte inappropriate, cittadini che pretendono delle prestazioni che non sono necessarie. Questa è una, è una cosa che va regolata e va... Vanno guidati, vanno educati i cittadini perché c'è un consumismo sanitario. Questo bisogna dire. Poi, chi ha. Esatto, non solo me, tutti prescrivono, anche gli specialisti a volte prescrivono. Eh, chi approfitta delle liste d'attesa per speculare sulla libera professione va contrastato in tutti i e modi. Però, su questo. su questo, sì, però c'è da dire che è un diritto dei cittadini avere un. scegliere il professionista e, se necessario, pagarlo equa, equamente, secondo tariffe eque, per avere una prestazione da lui, una visita, una, quindi è anche un diritto del medico, oh è un diritto del medico perché? Perché un medico bravo che attira più gente eh, riesce ad integrare la sua, il suo stipendio con l'intramenia, con l'estramenia, questo è, una, è un modo per anche gratificare il professionista più bravo, questo lo dico per inciso, quindi condannare la, la, la libera professione è sbagliato no, secondo me, in questo, generale, posso dire... poi 30 va, regolata. va regolata meglio, 30 secondi per ho una proposta portata avanti da un medico del PD in un'altra regione che ha portato le liste d'attesa da 6 mesi a zero. A zero. Spero che il presidente me la faccia esporre non appena arriverà la mozione in terza commissione e potrete anche addirittura chiamarlo perché è uno dei vostri, beh, ovvero beh. è un medico del Partito Democratico. Allora, eh, come detto, abbiamo due minuti. Io volevo chiudere questa trasmissione perché chiaramente la pagina politica è molto interessante in questo periodo, no? La, la manovra, il def del, del governo le critiche delle opposizioni, insomma, reddito di cittadinanza, pensioni, flat tax, legge Fornero, investimenti, un po' tutto quello che era nel contratto di governo tra Lega e 5 Stelle e, e che erano anche diciamo, eh, le promesse in campagna elettorale. Come la vede questa, questa manovra, Carbonari? Lei che è un, eh, una commercialista, quindi una ci sa fare con, con i numeri, la come, la vede? come la vede? La vedo molto bene. Eh, penso che sia necessario, penso che sia giusto fare una manovra coragg coraggiosa, poiché il nostro Paese ha bisogno, ci sono ampie fasce della popolazione che veramente faticano molto a sbarcare il lunario, faticano ad arrivare alla fine della giornata e si devono recare presso i centri della Caritas per poter mettere eh, in bocca qualcosa e quindi è giusto che in una situazione che si è purtroppo dal punto di vista... Eh, diciamo delle aziende, i posti di lavoro si sono, diciamo, abbiamo perso posti di lavoro, non possiamo non pensare a determinate persone e allo stesso tempo, nel frattempo, che comunque gli garantiamo un sostentamento, cerchiamo di eh, riformarli, cioè farli formare per affrontare nuove sfide. Perché comunque il lavoro è cambiato negli anni, no? Se uno ha fatto una professione fino all'altro ieri, potrebbe non esserci più quella professione, però ci vuole tempo per cambiare. Ci vuole la volontà di eh, frequentare dei corsi di formazione, fare un percorso e poi magari si cambia. Durante questo periodo vanno assistite le persone. Solines, lei invece come la vede questa, questa proposta di manovra? Perché ancora poi bisogna capire certo. bene come viene mm. impostata, i numeri eccetera. Il mio atteggiamento come attitudine personale è quella di dire lasciamoli lavorare, vediamo quello che viene fuori. Io penso che io confido molto nella componente progressista del Movimento 5 Stelle. È stato un gravissimo errore non tentare un accordo con, con i 5 Stelle. Ma non è solo fico. Tanti elettori di sinistra, progressisti che credono nel, nel migliorare la, la società, l'economia, hanno votato il Movimento 5 Stelle. Quindi si aspettano. Eh, interventi, anche il regito di cittadinanza ha un senso perché c'è tanta povertà tanta sofferenza sociale quindi io credo che quella sia una soluzione che non deve essere assistenzialista ma deve essere uno stimolo a, ri, a ripartire a io trovare non un lavoro no, sì. la, io non la boccio no, assolutamente ci sono delle, delle, ci sono delle realtà nella, nella, nella compagine di governo che sono veramente da condannare Certe questioni relative all'immigrazione, ma lasciamo perdere. Allora, io penso che bisogna. Che, che anche il toccato, fatto che è una manovra forse. che, sotto certi aspetti, è una manovra di sinistra, e questo è giusto, certo. perché eh, destina risorse consistenti agli investimenti pubblici, cosa che non è stata fatta negli ultimi anni dai governi Renzi, Gentiloni, eccetera. Quindi, io confido molto su questo aspetto della manovra. Adesso bisogna vedere la questione del debito, perché fare una manovra in debito rischia di suscitare reazioni da parte dei poteri forti europei, questo mi, mi Terrorizza, perché se andiamo come nel 2011 a, a uno spread fuori controllo. È... Non abbiamo più secondi da consumare. Avevo ancora un paio di domande. Le faremo la prossima volta. Ringrazio a Tilio Solinas del grazie gruppo misto Movimento Democratico Progressista, LEU. No? Mi sembra che questa è la, sua, eh, eh, la sua appartenenza politica, presidente della terza commissione, ringrazio Maria Grazia Carbonari. Del Movimento grazie 5 Stelle, vicepresidente della prima commissione. Grazie a voi. Per averci seguito, ci vediamo la prossima settimana, arrivederci!